senza tifosi. Si aspettava, ogni anno, il raduno a Milanello per sentire la passione dei tifosi e della curva sud. Invece come ha finito, il Milan ricomincia. Senza cori, bandiere ed entusiasmo. In effetti la società ha voluto sfidare i tifosi e i primi indizi non lasciano ben sperare. Fonseca non riscalda ma raffredda. Speriamo di sbagliarci e che dia a tutti una lezione, ma le percentuali di flop sono elevatissime. Attenzione, per noi flop è anche un terzo o quarto posto. Sei al Milan e ogni anno hai l'obbligo di lottare per lo scudetto. Se invece, la nuova moda, prevede che etichettiamo come successi un quarto posto o un ottavo di finale di Champions League, allora viaggiamo su binari opposti. Chi prende il Milan, che sia presidente o allenatore, deve sapere che a maggio i tifosi vogliono scendere in piazza. Figuriamoci che adesso neanche a luglio si scende più in piazza per accoglierli. Questo clima raffredda anche il mercato, perché se un big viene avvicinato dal club rossonero pensa anche a queste cose. Certamente, la prima cosa restano i soldi, ma a parità di condizioni il fattore ambientale conta. Fonseca non è uno sprovveduto, ma sul mercato c'era ampia scelta. I tifosi non hanno capito le scelte e non capiscono neanche il ruolo di Ibra. Da lui ci aspettavamo più personalità e meno conferenze di facciata. Davvero conveniva tenersi Pioli se l'obiettivo è solo quello di tornare in Champions nel dal 2025 al 2026. A questa squadra servono 5 rinforzi di assoluto valore. Si parte per il ritiro e non si ha una faccia nuova che lanci una campagna abbonamenti basata sulla follia e fedeltà del tifoso. Il tutto esaurito è un gesto d'amore e non di fiducia.